www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Pane vero disceso dal cielo, che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi a vita nuova per Cristo nostro Signore. Grazie.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Bentornato in mezzo a noi, Monsignor Vicario Generale. La ringraziamo perché è sempre disponibile a venirci a spezzare il pane della parola, il pane eucaristico, durante questa festa patronale. E in questi 2 anni, per me è la terza festa che organizziamo insieme al Comitato Festa e a tutto il popolo di Dio, di Missumeli. Ecco che ella è sempre venuta qui presente in mezzo a noi, sia nel giorno proprio della festa della Madonna che durante l'Ottava. Ieri sera abbiamo avuto la gioia di avere Sua Eccellenza il Vescovo celebrando la giornata dell'ammalato. Questa sera celebriamo la giornata delle forze dell'ordine, delle forze armate, in ringraziamento alla Nostra Signora e Patrona. Sono i nostri angeli, io li chiamo così, che ci custodiscano sempre, ecco, e che la Madonna interceda per loro presso il Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore, e ci dia sempre quella protezione necessaria, soprattutto in questi tempi difficili, sia a loro prima di tutto e anche a noi, ecco, che siamo messi a servizio del popolo, noi sacerdoti, vero? Siamo, dico io, quasi della stessa categoria, perché c'è una gerarchia da rispettare sia nell'arma che nella Chiesa. Con questo veramente siamo beati, perché questa sera ascolteremo la parola di Dio e la vogliamo osservare e mettere in mano. Grazie per essere qui. Io ringrazio Padre Ignazio per porre questo santuario, per il servizio, per lo zelo che mette nel servizio che svolge all'interno di questo santuario e anche ora come parroco della Chiesa di San Giovanni. E vi invito voi come popolo di Dio a pregare per i vostri sacerdoti, per i sacerdoti di Missomeli, perché possano vivere questo servizio con zelo e senza risparmiare energie per il santo popolo di Dio. Saluto voi tutti, saluto i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate che stasera offrono il loro omaggio alla Madonna dei Miracoli, e noi come popolo di Dio, come sacerdoti, vogliamo unirci a voi che omaggiate la Mamma del Cielo e a lei chiedete la protezione sul vostro lavoro, la protezione sulle vostre famiglie che partecipano della vostra missione e da casa vi seguono con attenzione, a volte con trepidazione, e sicuramente elevano al Signore e alla Madonna la preghiera perché vi protegga quando uscite di casa. E noi stasera questo vogliamo fare per voi e questo vogliamo fare. Dal libro di Giuditta.
In quei giorni Giuditta disse a gran voce al popolo: lodate Dio, lodatelo, lodate Dio, perché non ha distolto la sua misericordia dalla casa di Israele, ma ha colpito i nostri nemici questa notte per mano mia. Tutto il popolo era oltremodo fuori di sé, e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in cuore: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Ozia a sua volta gli disse: benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoci di bene il riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò: amen, amen, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva su una nube. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore.
Padre. In questo bel programma che il Rettore insieme ai suoi collaboratori ha predisposto per questi giorni durante i quali Mussomeli onora la sua patrona ed esprime la sua devozione, il proprio affetto nei confronti della Mamma del Cielo, venerata qui sotto il titolo di Madonna dei Miracoli, questa sera è previsto l'omaggio delle forze dell'ordine, delle forze armate, di coloro che operano qui a Mussomeli nei dintorni, sentivo anche all'inizio il Rettore, alla Madonna. E vedendo questi nostri fratelli qui in divisa davanti alla Madonna, il nostro pensiero non può che allargarsi a tutto il mondo, non può che allargarsi a tutte le situazioni che nel mondo in questo momento sono focolai di guerra, sono focolai di discordie, laddove i loro fratelli, coloro che condividono la loro missione, sono impegnati per ristabilire la pace. E noi in questi giorni abbiamo pregato per la pace e lo vogliamo fare anche stasera. Vogliamo elevare la nostra preghiera al Signore perché possa cambiare il cuore degli uomini, possa far sì che nel mondo regni la pace, possa far sì che gli uomini ritrovino quella capacità di amarsi e di abbattere tutte le barriere che possono impedire all'uno di accogliere l'altro nella propria vita, nel proprio cuore. Ecco, loro ci ricordano che nel mondo tanti nostri fratelli si adoperano anche a rischio della loro vita a portare la pace. La preghiera che Papa Francesco ci ha invitato a fare sabato scorso è una preghiera che noi stasera vogliamo deporre nelle mani di Maria perché possa presentarla al suo figlio e possa accogliere. Mi diceva all'inizio della messa che noi stasera siamo qui anche a partecipare all'omaggio che questi nostri fratelli fanno alla Madonna, un omaggio che è quanto mai sentito da parte di loro, un omaggio che parte proprio da quella missione che loro esercitano e vivono giorno per giorno e che è contenuta anche nella loro stessa identità. Loro sono le forze dell'ordine. Io penso che questa espressione probabilmente non esprime in pieno quello che loro fanno, perché pensare alla forza dell'ordine significa pensare a un ordine che è stabilito con la forza. E io penso che nessuno di loro ha come scopo principale quello di esercitare la forza per riportare l'ordine laddove non c'è. Ecco, il loro desiderio, così come il desiderio di tutti, è che la loro presenza in mezzo a noi, più che essere vista e inquadrata come coloro che esercitano la forza per ristabilire l'ordine, possa essere quella che ci diceva Padre Ignazio all'inizio, gli angeli che ci guidano, ci custodiscono, ci assicurano con la loro presenza che siamo non solo in buone mani, ma siamo guardati anche dal cielo, siamo guardati dal Signore che in ultima istanza è colui che veramente è il custode della nostra vita, veramente è il custode della nostra anima. Per cui guardando a loro noi dobbiamo rimandare il pensiero a colui che ci protegge, ci custodisce e fa sì che il vero nemico, il male, non si annidi nella nostra vita. Anche perché, questi angeli, come li ha chiamati Padre Ignazio, non avrebbero bisogno di esercitare la forza se l'ordine noi lo manteniamo prima di tutto nel nostro cuore. E chi ha l'ordine, chi ha l'armonia, chi ha la pace nel cuore, non cerca mai la guerra, non cerca mai lo scontro con l'altro,
ma cerca di accogliere l'altro nella sua vita, facendolo prendere parte della sua stessa missione, della sua stessa vocazione, che è quella di stabilire il regno di Dio in mezzo a lui. Quindi potremmo dire che l'ordine in se stesso ha una forza, è la forza di manifestare l'armonia della creazione, quella voluta da Dio, quella voluta dal Creatore quando ha fatto bene tutte le cose, quando ha messo le cose ognuno al proprio posto. Questo è l'ordine che noi dobbiamo mantenere, quell'ordine che in fondo è vivere quella vocazione che il Signore ci ha, quella missione che il Signore ci ha assegnato, che è quella di fare la volontà di Dio, quella di realizzare il piano di Dio nella nostra vita. Ecco l'ordine. Stare al posto che il Signore ci ha assegnato significa perpetuare, continuare la creazione di Dio attraverso la nostra presenza. È la pagina del Vangelo che noi abbiamo ascoltato. Il mondo ci dice che noi abbiamo un modello, quel modello al quale noi stasera guardiamo, quel modello al quale noi affidiamo la nostra vita, il nostro lavoro, il nostro servizio. Maria che va a cercare suo figlio e a Gesù dicono: tua madre ti cerca, beato il seno che ti ha allattato, beato il grembo che ti ha partorito. E Gesù risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù avrebbe avuto in quell'occasione la possibilità di presentare sua madre agli altri in una maniera diversa. Avrebbe potuto dire: sì, ecco, questa è mia madre, è la beata fra tutte le donne, è vergine ma nello stesso tempo è madre perché mi ha concepito per opera dello Spirito Santo. Questa è una donna che tutte le generazioni chiameranno beata. Questa è la madre di Dio perché io sono il figlio di Dio. Avrebbe potuto cantare di Maria tutte le lodi possibili, eppure ha preferito dire di sua madre una cosa importante. Lei è colei che fa la volontà di Dio, colei che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Questo è il titolo di Maria, la donna fedele, la Virgo Fidelis, così come voi amici dell'Arma la venerate. La donna cioè che ha accolto la parola di Dio nella sua vita e da quel momento quella parola è diventata la parola di vita, quella parola è stata vissuta nella sua vita e realizzata in tutte le sue esigenze. Maria è stata fedele alla parola di Dio anche quando questa fedeltà ha comportato in lei sofferenza, dolore, la lacerazione interiore. Maria non è mai scappata dai suoi impegni, non si è mai tirata indietro da quello che il Signore gli aveva assegnato. Ecco allora Maria perché diventa modello per ognuno di noi, perché ognuno di noi è chiamato in questa nostra società a realizzare quel compito piccolo o grande che il Signore gli ha affidato, un compito che non è certamente in vista di una gloria personale, ma è un compito che si deve esercitare sempre per la promozione del bene comune, per la promozione della pace, della giustizia, della legalità all'interno della società. E vi dicevo, nel momento in cui ognuno di noi sta al suo posto e occupa il posto che deve occupare e fa bene quello che deve fare, allora questi nostri fratelli non avrebbero bisogno in qualche caso di esercitare anche il loro potere e la loro forza per ristabilire quello. Noi, ecco, siamo chiamati a inserirci in un piano che Dio ha pensato per noi, in un piano che Dio ha voluto per noi e che noi dobbiamo realizzare ogni giorno. E questo è possibile se ognuno di noi porta Cristo nel cuore, porta questo centro
a cui tutto deve convergere e da cui tutto deve partire. Perché tante volte nella nostra anima, nel nostro cuore, c'è quel disordine che ci porta ad essere tristi, che ci porta ad essere angosciati, che ci porta ad essere depressi tante volte? Perché manca Cristo, perché manca questo centro unificatore, perché tante volte noi, ecco, seguiamo quello che ci può dare una soddisfazione immediata, ma che a lungo termine, ecco, ci porta in un vicolo cieco dal quale non riusciamo a intravedere la luce. Noi viviamo in una situazione che definiamo drammatica in qualche caso, una crisi dalla quale stentiamo ad uscire, ma se noi ci facciamo caso, fondamentalmente si tratta di una crisi di valori, di una crisi etica, potremmo dire. Perché? Perché l'egoismo prevale sulla fraternità, perché, ecco, la superbia tante volte prevale sull'umiltà, perché il tornaconto prevale sulla capacità di guardare al bisogno dell'altro. E in una società dove non c'è la capacità di sapersi guardare intorno per accorgersi delle povertà, dei disagi, della solitudine che ci sta attorno, in una società in cui ognuno cerca di scavalcare l'altro per arrivare prima dell'altro, in una società nella quale ognuno cerca il proprio tornaconto, allora, ecco, il bene comune viene messo in secondo piano. Allora, ecco, il bene comune non viene ricercato come la realtà primaria che può assicurare a tutti quello necessario per vivere serenamente la propria vita. E allora noi vogliamo chiedere al Signore, per intercessione della Madonna questa sera, che nel nostro cuore possa veramente nascere un nuovo modo di essere, di vivere, di realizzare la nostra presenza nella storia, che è quel mondo che ci porta a vivere veramente in pienezza quella missione che il Signore ci ha affidato, che ci porta a vivere in pienezza quel compito che il Signore ci ha affidato, con una fedeltà assoluta a quella missione che noi abbiamo ricevuto, anche quando questo servizio, questa missione, questo compito ci costa sacrificio. Dobbiamo rimanere fermi, ancorati a quella parola che il Signore mette nel nostro cuore. E allora veramente potremmo sperare in una convivenza nuova, in una convivenza non solo più civile, ma anche più fraterna, in una convivenza nella quale, ecco, non c'è bisogno di imporre la forza, ma in una convivenza nella quale la forza scaturisce dall'amore. La forza scaturisce dal sapersi rispettare l'un l'altro, sapendo che nel rispetto reciproco in fondo si realizza quell'armonia, quell'ordine, che è proprio quell'armonia e quell'ordine voluto da Dio nella creazione. Sapete, l'ordine diventa addirittura un modo per arrivare a Dio, diventa una via per arrivare al Signore, perché il Signore alle cose stesse ha assegnato una finalità. San Tommaso d'Aquino, quando voleva dimostrare l'esistenza di Dio, addirittura una delle vie l'ha presa proprio dall'ordine del mondo, dalla finalità delle cose, dicendo che nel mondo anche le cose che non ragionano, anche le cose che non hanno la capacità di ragionare, hanno una finalità. Chi ha visto un albero crescere verso il basso? Chi ha visto una freccia scoccata andare all'indietro? Perché? Perché nelle cose stesse è inserita una finalità voluta da chi ha ordinato tutte le cose. E ha maggior ragione chi ragiona, chi ha l'uso della ragione, ecco, questa finalità la deve raggiungere consapevolmente, e raggiungere questa finalità significa rispettare il progetto di Dio. Allora noi stasera chiediamo alla Madonna proprio che questi nostri fratelli possano essere veramente custoditi, protetti nel loro servizio e nella loro missione.
dimissione dalla materna vigilanza di Maria Santissima. La sua protezione materna possa estendersi alle loro famiglie, vi dicevo poco fa, che spesso sono in ansia per i loro congiunti e pregano la Madonna perché li assista e li protegga. Noi questa preghiera che sale dalle loro case, dai loro focolai domestici quotidianamente, stasera la vogliamo fare nostra, la vogliamo fare diventare una preghiera di popolo, perché ecco, con la loro presenza noi possiamo avvertire la materna custodia di Maria nei nostri confronti, possiamo avvertire la protezione di Dio nella nostra vita. Maria Santissima, ecco, ci assista e ci protegga e ci dia di realizzare pienamente il progetto di Dio su ognuno di noi, come singoli e come popolo di Dio. Sia lodato Gesù. Oggi è sempre sia lodato. Per la Chiesa in cammino nel mondo, perché metti, come Maria, la parola di Dio e componi la sua vita al messaggio che annunzia Maria. Per i discepoli del Signore, perché imparano a valutare la povertà e la ricchezza della terra, secondo la sapienza del Magnificat. Preghiamo. Per i cristiani che si trovano nel dubbio perché sull'esempio della Vergine si affidano interamente al Signore e diventino beati per la fede, preghiamo. Per quanti vivono il mistero del dolore perché uniti con la Vergine Madre attingono consolazione e speranza alle sorgenti del Salvatore, preghiamo. Noi qui presenti, perché a imitazione di Maria, donna forte e sapente, diventiamo adulti nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione. Preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre preghiere e rendi il nostro cuore compassionevole come il cuore di Maria, madre del tuo figlio, perché siamo sempre più attenti alle necessità dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti, accogliamo i doni con il canto per tutti. Thank you.
per le meraviglie di amore e di grazia che hai operato in Maria, Vergine e Madre. Tu l'hai preservata dal contagio della colpa originale e dalla corruzione del sepolcro. Hai posto in lei, intatta e sempre vergine, il meraviglioso talaro nuziale, da cui è uscito il Cristo, luce delle genti e sposo della Chiesa. Risplendente della gloria del Figlio, tu l'hai data al popolo cristiano, segno di sicura speranza e difesa della fede. E noi, unite agli angeli e ai santi, esaltiamo il tuo nome sulla terra e celebriamo senza fine la tua gloria. O Dio Padre di misericordia, che in molti modi manifesti la tua presenza nella Chiesa, ricevi il nostro umile ringraziamento. Tu che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri, donaci di camminare nella via della fede, sostenuti dalla Vergine Maria, per giungere alla contemplazione della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del Carabinieri.
dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, carabinieri d'Italia, a te vediamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre regioni invocano confortatrice e protettrice sul titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanno di vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagni la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenga il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro dell'Italia, suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà e l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Preghiera della Guardia di Finanza. Signore Dio, che hai voluto distinti molti popoli da famiglia umana, da te creata e redenta, guarda benigno a noi che serviamo in anni d'Italia. Aiutaci, oh Signore, affinché forti della tua fede in te affrontiamo fatiche e pericoli in generosa paternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza in modo sereno, sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano ad esempio a tutti i cittadini, nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi e della consapevole disciplina verso l'autorità costituita. Accogli nella tua pace i caduti di tutte le guerre e dona il premio a coloro che hanno speso la loro vita nell'adempimento del dovere. E concedi a noi e alle nostre famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono San Matteo. Amen. Preghiera del Vigile Urbano a San Sebastiano. O glorioso San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani d'Italia, tu che nella tua vita hai mostrato autentica espressione del dovere verso Dio e l'autorità, tu che hai anteposto il bene del popolo e poi al tuo, con l'affrontare la morte, potti non negare la tua fedeltà a Dio e al bene dei fratelli. Ti preghiamo affinché con la tua protezione possiamo adempiere al difficile compito affidatoci di custode della legge, di fedeltà al dovere e di coraggio nell'odierna testimonianza. Ti preghiamo inoltre di darci fermezza nella scelta, comprensione nelle difficoltà, carità e gentilezza nei modi affinché ognuno di noi, al termine della giornata, possa come te essere sereno nella propria coscienza di aver obbedito a Dio e alle leggi, come si deve. Amen. Preghiera a San Giovanni Gualberto, patrono celeste dei forestali d'Italia. O Signore, che con la tua grazia illumini le nostre menti e i nostri cuori, aiutaci ad accrescere ogni giorno la nostra speranza. La vita ci ha posto al servizio del Paese per la conservazione, la cura e la difesa delle cose più belle del creato, gli alberi, gli animali, le acque, le montagne che tu ci hai donato al beneficio dell'uomo. Rendici, o Signore, più consapevoli di questo privilegiato impegno e mantienici adesso pienamente fedeli. E tu, San Giovanni Gualberto, nostro patrono e maestro, guidaci per il sentiero della vita che porta alla carità cristiana e alla solidarietà civile. Aiutaci a comprendere sempre più le opere del Creatore e i legami che uniscono tra loro le sue creature, in modo che anche la nostra fatica si svolga sempre in armonia con il disegno divino. Amen. Preghiera dei Vigili del Fuoco. Il Dio che illumini i cieli e colmi gli abissi, alza nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che ci scorre nelle vene, del miglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla,
per le vie della città, ascolta il battito dei nostri cuori, portati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso di te saliamo, ci sorregga la tua mano piagata. Quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza il rischio è non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inverno dei errori. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire così sia. Amen. Preghiera del soldato. Signore Dio, che hai voluto distinte molti popoli l'umana famiglia da te creata e benedetta, guarda benigni a noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi d'Italia. Aiutaci, Signore, affinché, forti della tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità del tempo, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che i soldati d'Italia siano d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi, nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. Concedi all'Italia nostra, che rispettata e amata nel mondo, meriti la protezione tua e la materna custodia di Maria, anche in virtù della concordia operosa dei suoi figli. Amen. E a conclusione di questa celebrazione riceviamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa celebrazione, in maniera particolare sui nostri fratelli delle forze dell'ordine che hanno omaggiato Maria con la loro presenza e con la loro preghiera. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per renderci più graditi al suo cuore. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia insieme alla Chiesa Madre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Thank you.
ai tuoi piedi aguilari del vento, e la luna si curva d'argento, il tuo manto è il colore del cielo. Corre in rete!